era una ragazzina in Canada che ha deciso di fare medicina in un'epoca in cui nessuno che era donna poteva fare medicina. Nel suo corso su 100 studenti erano solo 10 donne il primo anno. Mi chiamo Dominique Corti, sono un medico, sono presidente della Fondazione Corti di Milano, che è stata creata dai miei genitori nel 1993 per sostenere l'ospedale che loro hanno diretto e sviluppato dal 61 fino alla loro morte e che è diventato un grande ospedale nel nord dell'Uganda. La mia mamma, Lucy Tisdale, era una giovane canadese di Montreal che a 12 anni ha deciso di fare il medico nelle Indie, in un posto povero. Ha perseguito tutta la sua vita questo suo sogno. È stata chiamata da papà per andare un paio di mesi con lui nel nord Uganda, dove lui aveva deciso di stabilirsi, e ha passato il resto della sua vita a lavorare. E di lei si ricorda ancora adesso la qualità e la dedizione del suo lavoro. Cioè, non perché si era in un posto povero si poteva fare una medicina di bassa qualità. Lei diceva: uno può fare della grande medicina anche in un posto con scarse risorse. È importante al giorno d'oggi far conoscere storie come quelle della mia mamma e del mio papà, perché permettono veramente di dare un esempio, di avvicinare mondi molto distanti e di vedere quanta differenza può fare una coppia o anche una sola persona con perseveranza alla fine, con mettendoci dentro tutte le competenze che riesce a costruirci, pazienza, pragmatismo e tanta perseveranza. Quando i miei genitori arrivano alla CHOR nel 1961, l'ospedale è costituito da una trentina di letti e venivano curati un 14-15 mila pazienti all'anno. Oggi l'ospedale ha quasi 500 letti, ha tre centri sanitari periferici localizzati in aree rurali molto molto povere, e questi 700 dipendenti, tutti ugandesi dai direttori in giù, curano negli anni prima del Covid una media di 250.000 malati ogni anno, di cui 30 a 50.000 ricoveri e gli altri ambulatoriali. A chi consiglio questo libro? Ovviamente a tutti, tutti quelli che sono interessati in una storia molto particolare, un'avventura di due persone che nei primi anni 60 partono per l'Africa, vanno in un piccolo ospedale e lo sviluppano per tutta la vita e ci sono sepolti, è già di per sé una storia incredibile. Il fatto che ormai a decenni della loro morte l'ospedale più grande che mai, tutto africanizzato, per cui il sogno realizzato, è un'altra cosa straordinaria.